quando era una gamba da là, una gamba da qua, i bracci uguali, io l'ho bloccato e non ce l'ha fatta più a muoversi. La forza che non so com'è venuta. Tanta forza così non me l'ho sentita mai. Una forza mai avuta, ci dice Renzo, che ha impedito ad un uomo con precedenti penali per rapina di fuggire con parte della refurtiva rubata all'interno di un'abitazione di questo palazzo. Sono circa le 18.30 di giovedì scorso quando Sofia, 51 anni di origine polacca, sente le grida di una donna. C'è un ladro. E ho visto dal secondo piano che si è lanciato vuoto, aggrappato al primo piano. E dopo è sceso, caduto male sul bicicletta. In questo momento io ho afferrato. Sofia prova a bloccare quell'uomo, alto e robusto, grida. La sua richiesta d'aiuto richiama l'attenzione di Renzo, un 82enne più volte derubato ed aggredito, che si trova poco distante da lei. Si gridava aiuto, aiuto, soccorso. E cosa ha trovato quando è arrivato qui? Ho trovato che era un po' in colluttazione, poi lui, come ha visto me, si è alzato in piedi e è venuto via. L'ho preso per un braccio, ho cercato di fermarlo. Poi è saltato sopra il cancello, però l'ho bloccato. Ecco, quindi il cancelletto era chiuso? È uscito, saltava, ho preso il braccio, l'ho preso da qua, poi l'ho tenuto. Guarda, ho tenuto fermo fino a che sono arrivati i carabinieri. Ho fatto un po' di botte addosso, per carità, ma un braccio, qui mi fa male, un calcio qua, è finito. Insomma, diversi colpi. Ma anche qua ho detto una botta, però non so come ci è arrivata. Ho chiamato 112, in quel momento lui mi è morso, ma comunque... Ancora i segni di quel morso. Sì, ma poteva andare peggio per noi.